Prima di iniziare con il video, volevo informarvi che sul mio Discord è aperta la sezione 5M dove potete chiedere assistenza e farvi aiutare per il vostro server 5M. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky. Oggi si vede un nuovo video del come creare un server FVM. In questo video, episodio numero 5, andremo a vedere come appunto creare il nostro personaggio personale in FVM. Naturalmente quando voi entrate in un server, la prima cosa che vi fa fare è creare il vostro personaggio. Se no non sarebbe roleplay, quindi non potreste creare il vostro personaggio. E tantomeno mettervi le sue cose. E per il prossimo video, per il sesto video, arriviamo a 100 like, ragazzi. 100 like ve li richiedo perché vedo che ci possiamo arrivare, ok? Però il fatto è che veramente l'ultima volta che ho chiesto 50 like li abbiamo raggiunti tipo fin da subito, cioè neanche un giorno 50 like. Ora vi chiedo uno sforzo in più: iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al canale Twitch soprattutto. Perché magari se vi iscrivete al canale Twitch ve lo faccio uscire prima anche se non siamo arrivati a 100 like. Però io vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi YouTube e Twitch. Oggi vi parlerò quindi di due script. SX Skin e Skin Changer vi serviranno per la formazione del vostro personaggio appena appunto spawnerete nel vostro mondo di gioco, nel vostro server. Questo script vi servirà appunto quindi per salvare il vostro personaggio all'interno del database, per quindi farlo funzionare nel modo di tu ti crei il personaggio. Allora il database associa il tuo Steam ID a quel personaggio e capisce che quando esci rientri devi avere quel personaggio un'altra volta. Quindi non perdiamoci in chiacchiere. E subito, naturalmente, vi lascerò il link di SX Skin e Skin Changer. Vabbè, Skin Changer dovete cliccare su SX Skin, qui Skin Changer, e vi lascerò il link in descrizione. Naturalmente, vi ripeto per l'ennesima volta: sotto tutti gli episodi trovate dei pacchetti con scritto pacchetto episodio 4, pacchetto episodio 3. Trovate questi pacchetti ogni sotto ogni episodio. Anche su questo episodio troverete un link con il pacchetto all'episodio 5 dove ci saranno i miei personalissimi skin e skin changer personalizzati e funzionanti molto di più di questi qui che possono non funzionare. Io vi raccomando di usare i miei file nel caso voi stesse usando appunto i miei file fin dall'inizio. Se non li state usando fin dall'inizio, dovete arrangiarvi e quindi scaricare quelli originali. Apriamoci in chiacchiere e scarichiamo SXSkin. Naturalmente, per scaricare uno script basta andare su Chrono Download o Download Zip e vi scaricherà lo script, cosa che a noi non serve perché io ho già i miei file. Stessa cosa per Skin Changer: voi andate, cliccate, vi porterà sulla pagina e farete download su Download Zip. Stessa cosa. Una volta scaricati i file dai link oppure dal pacchetto episodio 3, andate ad inserire precisamente i due skin changer nella cartella resources, qui precisamente, e invece SX skin lo andate ad inserire nella cartella SX che vi ho fatto creare qualche episodio fa per contenere tutti gli SX. Mettetelo qui. Naturalmente vi ricordo che se avete scaricato dal mio link non avete bisogno di fare niente. Se invece avete scaricato dai link originali, dovete rinominarli perché sono scritto master, eccetera. Adesso andiamo ad analizzare un attimo gli script all'interno. Prima di tutto andiamo ad analizzare SXSkin, uno script normalissimo. Andiamo a fare il config lua, che non c'è niente di particolare. Come potete vedere, config locale n, molto probabilmente voi lo troverete in francese se lo avete scaricato dagli link originali. Qui possiamo chiudere. E naturalmente nella cartella locale potete trovare la traduzione e se voi, ripeto, usate i miei file, il locale N è già tradotto in italiano. Questo script è già fatto e non dobbiamo fare niente. Per quanto riguarda lo skin changer, andiamo a controllare anche lui, script normalissimo ancora una volta. Come
config.lua, anche lui config localen, facilissimo, e infatti nel len troveremo tutto bello che è tradotto in italiano. Ripeto, se usate il link del pacchetto episodio 5 che trovate in descrizione, se no ve lo dovete tradurre da soli, eccetera. Bene, adesso andiamo appunto a inserirli nel server.cfg. Una volta entrati nel vostro server CFG, vi consiglio di differenziare questi due script dagli altri, quindi create una sezione hashtag spazio skin e scrivete start skin changer e start sxskin, naturalmente in questo ordine ragazzi, sopra risorse varie e sotto sx, così da avere tutto bello in ordine. Una volta fatto questo potete salvare il vostro server CFG. Se state usando i link usati, quelli originali, se avete scaricato SXSkin dai link originali, potreste trovarvi il seguente file, ve lo lascio a schermo, sxskin.sql. Naturalmente gli SQL, come abbiamo potuto imparare a conoscere, vanno eseguiti nel database come abbiamo fatto negli scorsi episodi. Se non sapete come fare, andate a vedere gli scorsi episodi, ad esempio l'episodio numero 2, dove abbiamo appunto spiegato come settare il database. Una volta appunto fatto tutto, possiamo andare ad aprire il nostro server, naturalmente aprendo prima XAMPP e poi usando il nostro start.bat. Allora ragazzi, come potete vedere, siamo in gioco, vi fa fare il vostro personaggio senza nessun problema. Potete cambiare il sesso, faccia, il colore della pelle, i capelli, come potete vedere vi fa fare tutto senza problemi. Potete vedere maglietta, di solito maglietta su FVM dovete sempre, come posso dire, gestirvela voi al meglio, perché tipo 15 non ve la fa vedere, poi torso potete cambiarlo come volete, tipo mettere una maglietta del genere e basta. Date invio e vi farà creare il vostro personaggio per quanto riguarda la parte estetica. E ragazzi, questo episodio credo di averlo finito qui. Adesso controlliamo se appena siamo rientrati ci dà il nostro personaggio. Come potete vedere, subito rientrati abbiamo avuto il nostro personaggio, bello che è salvato. Naturalmente, ragazzi, per far ciò che vi chieda pure la vostra carta d'identità, eccetera, vi servirà un altro script che spiegheremo in un prossimo episodio, anche se l'avrei potuto fare oggi, ma preferisco spiegarvelo in un secondo episodio, magari nello stesso dove spiego il police job. Naturalmente quell'episodio è molto vicino, visto che me lo richiedete in tanti. E niente ragazzi, io vi ripeto, se volete un prossimo episodio arriviamo a 100 like, se volete più in fretta iscrivetevi a Twitch, iscrivetevi a YouTube, assolutamente. E vi ricordo inoltre che all'inizio del video vi ho parlato di la sezione assistenza di FVM sul mio Discord, entrate per essere assistiti da altri assistenti. Anzi, se volete pure potete diventare assistenti se siete abbastanza bravi, potete aiutare altre persone. E niente, io come vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi e noi ci vediamo in un prossimo video tutorial. Ciao ragazzi!